Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, approvazione del valice precedente del 18/4/2012 al numero 1/17. Ci sono osservazioni? Prego. Sì, nella delibera numero 10 è stata riportata la nota del consigliere Moro che chiedeva all'assessore Calamuro se c'era una penale per l'estinzione di mutui 10%, la risposta è Calamuro. Mi pare che questa sia da riportare non nella delibera numero 10, ma in quella relativa alla discussione sui mutui, che quindi era la numero 12. Perché è riferita al verbale della relativa linea, non c'entra niente. Dovrebbe andare questa nota sulla 12 per la discussione relativa all'estensione dei mutui in quadri. Sì, è stata fatta la numero 10, la discussione non è stata fatta la numero 10. Io per parità la numero 10. Perché probabilmente la discussione è stata anticipata, avevamo modificato la discussione. E poi sugli altri in realtà non è che abbiamo tanto da dire, perché dalla 11 alla 13 non è stata riportata nessuna discussione, sempre adesso non è che ricordiamo esattamente cosa è stato detto, però il verbale non è giudicato, nessuno non riporta nessuna discussione, questo assieme agli altri. No, ho solo da fare una dichiarazione del voto se nessuno ha mandato. Come ho già detto in precedenza, questa sera ci asseremo all'approvazione dei verbali, in quanto, come già più volte detto, non sono espressione diretta di quanto emerge dalla discussione interna di questo Consiglio. Pertanto ci asteniamo. Allora, mi fermo qui. Chi approva? Chi si astiene? Chi vota contro? Prevede di ignare un atto di darci l'esito. 10 approvano, 5 astenuti. Grazie. 11. Cosa mi serve? Sono 16. 11 approvano, 5 11 approvano, 5 si astengono.